La cosa più interessante di Giovani Ribelli, Kill Your Darlings, non me ne vogliano i grandi fan di Daniel Radcliffe, ma arriveremo a parlare anche di lui, è sicuramente il fatto di raccontare un evento poco noto, un evento di cronaca nera, un omicidio che vide coinvolti alcuni studenti intellettuali della New York degli anni 40. Ebbene, la cosa interessante è proprio questa, cioè il fatto di dare uno sguardo sull'Accademia degli anni 40, siamo partiti nel 1944, quindi a cavallo fra la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, che stava per finire, quindi iniziavano comunque i primi echi della guerra, i primi prodromi del post-guerra. In questi contesti in cui l'impegno militare era anche un modo per esprimere il proprio attivismo, non solo poetico, non solo intellettuale, non solo da scrivania, ma anche addirittura in guerra. Vediamo e abbiamo uno sguardo della Columbia University, che era ancora un po' bigotta, sicuramente un po' rigorosamente legata a degli stilemi culturali e sociali che andavano a guardare indietro. Ebbene, però quella rivoluzione che sarebbe passata attraverso il perbenismo degli anni 50 e poi la rivoluzione appunto degli anni 60 attraverso quel movimento beat aveva i prodromi proprio in quegli anni, con personaggi che nel film vengono raccontati come Allen Ginsberg, interpretato appunto da Daniel Radcliffe, piuttosto che William Burroughs, Jack Kerouac. Pur essendo in realtà non i protagonisti del film, ma essendo un po' sullo sfondo delle creature che erano dei poeti, degli artisti in the making in qualche modo, che si stavano formando, ebbene l'interessante è proprio il loro sguardo, il fatto che questi personaggi stavano per fare una piccola rivoluzione all'interno del contesto accademico dell'università, in attesa appunto di farla invece nella società, nella cultura istituzionale degli Stati Uniti nei decenni successivi. Daniel Radcliffe, dicevamo, ebbene, è al servizio, è funzionale, è il protagonista tutto sommato per quanto riguarda il numero dei minuti, ma non è sicuramente la figura più carismatica, e in questo probabilmente è intelligente, e se continuerà in questo, cioè nel cercare di rappresentare piuttosto una medietà, un uomo medio, non certo il protagonista carismatico nei suoi film, ha dimostrato anche Harry Potter che in realtà quello può fare. Ebbene, potrà anche avere una carriera. Se invece vorrà fare per forza il leading man, il protagonista, dovrà far sì che attori come Dane DeHaan, che qui interpreta Lucian Carr, che è il protagonista di questo Fatto di Sangue, che vede coinvolto poi l'assassinio di David Kammerer, interpretato da Michael C. Hall, cioè Dexter. Ebbene, loro sono il cuore pulsante di questo film, sono l'anima gialla, che è comunque affascinante e interessante, che sullo sfondo lascia però questo mondo intellettuale che si metteva alla prova, che diventava maledetto, che maturava cercando di rompere degli schemi che per ora erano all'interno dell'Accademia della Columbia University, che però presto sarebbero diventati gli schemi culturali americani, e la cultura, la poesia e il mondo intellettuale americano avrebbero cambiato con il movimento beat di là a pochi anni. Verrò rinchiuso per il resto della mia vita.